Incontro istituzionale a Teramo tra l'onorevole Antonio Zennaro della Lega e il nuovo prefetto Massimo Zanni. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di parlare di sicurezza, visto anche i preoccupanti fatti di cronaca che si sono verificati nella città capoluogo nell'ultimo fine settimana. Intanto il prefetto è stato da poco nominato, quindi questo è un incontro istituzionale per fare il punto sotto il profilo della sicurezza in provincia di Teramo, ma soprattutto nel capoluogo di Teramo. Ci sono stati negli ultimi mesi tanti furti, risse, baby gang, una situazione difficile. C'è anche un problema di accattonaggio da parte di tanti extracomunitari, soprattutto nel centro storico. Ringraziamo tutti i giorni il lavoro straordinario che fanno gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, però siamo disponibili, per la Lega la sicurezza è una priorità, a dare una mano a tutti i livelli per potenziare sul territorio quello che è la forza pubblica e quindi siamo a disposizione delle istituzioni per dare una mano. Negli anni passati la provincia di Teramo era stata sempre considerata un'isola felice, questo purtroppo non c'è più. Sì, i dati negli anni ci hanno sempre detto che Teramo e la provincia di Teramo sono un luogo sicuro, però la pandemia, il post-pandemia, il flusso anche di migranti che negli ultimi anni è arrivato in Italia, oggi crea dei problemi di ordine pubblico. Il sindaco D'Alberto ci ha attaccato la Lega, ha attaccato me personalmente, però noi parliamo direttamente, vogliamo dare una risposta a quei tanti cittadini teramani che sentono e vivono tutti i giorni il problema della sicurezza. La carenza delle forze dell'ordine è un problema che purtroppo però riguarda non solamente Teramo, ma... Sì, dobbiamo dire che la scorsa estate siamo riusciti attraverso il sottosegretario Molteni della Lega a potenziare sulla costa abruzzese e teramana con più uomini e più mezzi. Adesso il lavoro da fare è essere intanto tutte le istituzioni unite e supportare la città di Teramo.